cosa c'è dietro un'emozione. La passione per il nostro lavoro quotidiano. Esperienza che custodiamo con orgoglio. Per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini. Emozioni autentiche. Da godere ad ogni sorso. Che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi. Il senso di un'emozione. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Vision Air. Alla musica, come sempre, gli immancabili spaghetti rock and roll. Ragazzi, come andiamo questa settimana? Andiamo bene, fa caldo, bene, però. Inizia a fare veramente caldo. Veramente caldo. Questo è meglio, questo, anche questa simmetria nero-nero, sì, sì. Massimo, pilastro degli spaghetti. Molto elegante, Massimo, molto elegante. Allora ragazzi, oggi è una puntata ricchissima, tra poco sarà con noi il regista Davide Lupinetti, ma prima un giovane rapper di Pescara che è venuto a trovarci e ci porterà la sua musica. Signore e signori, un applauso per Demo! Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 21 anni. 21 anni. Sì, sì. Non proprio pochi, non pochi. Ti è uscito un lamento di invidia per caso? No, l'ho sbattuto. Ah, okay. E tu poco fa mi stavi raccontando che hai iniziato a fare rap giovanissimo. Sì, sono 13 anni che canto. Wow. Faccio rap da 13 anni, ero proprio piccolo piccolo. 13 anni, quindi quando avevi 8 anni? Praticamente sì. Wow. Praticamente. E com'è che un bambino di 8 anni inizia a fare rap? Diciamo ho avuto sempre questa passione qui. Anche mio zio, quando ero più piccolino, mi ha passato questa cosa. E non mi sono mai scocciato, in realtà. Anzi, mi è sempre piaciuto e ho sempre avuto ambizione, perciò volevo sempre migliorare e avere un ampio miglioramento. E scrivevi già qualcosa da bambino? Diciamo. Le prime cosucce, sì, però diciamo non sono niente di particolare, poi ovviamente nella crescita sono migliorato. Sì, certo. Sì, sì, vabbè, non immaginavo non avessi fatto un album a 10 anni, però un album sta per uscire. Certo, lo sto preparando e la data ancora si può dire, diciamo, è in preparamento. Ma è il tuo album d'esordio? Sì, praticamente sì. Sto facendo un bell'album con tanti ragazzi all'interno, con tanti talenti, tanti bei fit, anche diciamo basi prodotte da ragazzi che hanno tanta voglia di fare. E, diciamo che sta andando bene, come no, è un progetto molto interessante, poi proporrò bello. In futuro. Ma c'è qualche artista in particolare a cui ti rifai? Che ti piace particolarmente? Guarda, particolarmente non proprio, io sono sempre cresciuto con musica americana, diciamo. Ok. Quindi soliti artisti come Tupac, Dr. Dre, 50 Cent, solite diciamo figure, icone. È una cultura old school. Certo che è una cultura old school, certo, certo. E diciamo che sì, sta andando per il giusto verso, sta andando per il giusto verso. E speriamo per il meglio, anzi sono molto emozionato nel progetto che sto preparando e si vedrà questo. Wow. Tipo tu vorresti fare questo nella vita? Certo. Camparne di questo, suonare in giro, come ti vedi tra 10 anni? Questo è un domandone. Come mi vedo tra 10 anni? Sincero? Ovvio. Su un palco, ovviamente, è un
grandissimi concerti, tanti fan, tante cose da dire, bei tour, vorrei anche preparare dei tour, e così sostanzialmente. Wow, e direi la prima volta in televisione a Vision Air. Qual è? Non c'è niente di male, io penso, anzi. Vabbè, certo, non è che lo dicevo per carità. Con i ragazzi anche. Ma senti, io sono già super curioso. Certo. Tu ci hai portato un pezzo. Com'è? Che pezzo ci canti? La canzone si intitola Rimani un po'. È una canzone che parla di una mancanza femminile, diciamo, e una discussione anche con i miei due nomi d'arte, perché io non ne ho uno solo, okay. Sia Ademo che, come potete vedere, Shaggy. Show. E bene o male è questo. Ma chi vuole ascoltare la tua musica cosa deve cercare? Shaggy, Demo? Demo. Sì, okay. Sì, Demo MC su Instagram anche. Quindi è un conflitto, dicevi, con l'altro sesso e con i tuoi nomi. Esatto. Esattamente. Particolare. Okay. Esattamente. Grande. E faccelo sentire. Come no? Qual è il problema? Hai detto, si intitola? Rimani un po'. Rimani un po', rimanete un po' anche voi, perché ora canta Demo! Ok. In fondo lo sa che ti penserà, baby non ti parla Demo e neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora di tue oscurità. Dai rimani un po', yeah. In fondo lo sa che ti penserà, baby non ti parla Demo e neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora di tue oscurità. Dai rimani un po', yeah. Mi scrivi, mi manchi, ma entrambi sappiamo che dentro al tuo cuore c'è soltanto sesso. Ma pure distanti pensiamo a quell'anno ripieno di atti rinchiusi in quel cesso. Ma adesso è diverso, la vita mi ha messo sul palmo matita e quaderno. Per questo ritengo che il fatto mi ha dato il sostegno, beh stronza stavolta lo tengo. Volo con 200 scazzi, poi mi giro e vago incontro a quei tuoi finti schiaffi. Ma che fa, mi abbracci, mi scanso perché so che tanto sono i tuoi cacci. Ma intanto fuori c'è un tempaccio ed ora mi rimpiangi. Vivo di Rex, scrivi chi è, dico chi è il meglio di me. Se non lo trovi davanti il ginsengo, libro riscritto dal mito Chopin. Metto il gilet sulla moquette, poi della sabbia come Monet. Parliamo da un'ora strafatti di roba col clima che canta. In fondo lo so che ti penserà, baby non ti parla Demo e neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora delle tue oscurità. Dai rimani un po', yeah. In fondo lo so che ti penserà, baby non ti parla Demo e neanche Shaggy Show. Il mio letto è pieno ancora delle tue oscurità. Dai rimani un po', questa sera spara al mondo, tu porta il popcorn. Dai rimani un po', che c'è ancora quel rossetto dentro la mia Glock. Cosa? Baci col fumo, per il resto rimane soltanto una scena. Mi spaccio il tuo culo, poi puoi triplicare i miei buchi alla schiena. Un uomo maturo sicuro non vuole una scema che sbatta il muso nel mezzo di un fitto problema. Dimmi, ne vale la pena, no. Vorresti solo Shaggy nei tuoi sogni d'oro, e invece ti risvegli coi fighetti un buono. Io casa che funghetti e di polmoni a cono. Mi dici ma la smettiamo, ma che ore sono? Sono le 3 di notte. Ciao tesoro. Ma per favore. Demo, signore e signori, per gli amici Shaggy. Grandissimo, grazie. Complimenti. Grazie, complimenti. Mille. L'album quindi in uscita, come si chiamerà? Il mio tempo libero. Ah, quello sappiamo. Sì, è un altro. Non è Rimani un po', rimanete lo stesso, però l'album si chiamerà Il mio tempo libero, tante tracce.
Wow, non vediamo l'ora. Va bene. Davvero. Grazie mille. Grande, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Crepi. Ciao. Demo, signore e signori. Complimenti. Ci ha dato la carica sto ragazzo. Siamo partiti forte. Allora rimanete qui perché Vision Air non termina di certo qui. Un po' di pubblicità a tra poco su TV6. Rieccoci su Vision Air, un altro ospite pronto a entrare, si tratta di un giovane regista di Silvi, giovane ma che già sta facendo parlare molto di sé, i suoi cortometraggi stanno ricevendo premi su premi, in particolare Under the Water che è stato premiato ai maggiori film festival d'Italia, a Venezia, a Noto, a Roma. Ma adesso ci racconterà il regista stesso di che lavoro si tratta. Signore e signori, un applauso per Davide Lupinetti. Eccoci, Davide, buonasera. Buonasera a te, Giuseppe. Benvenuto. Allora, stavo già accennando io a Under the Water, voglio subito parlare di questo corto che tra l'altro ho visto poco fa e mi è piaciuto tantissimo, lo dico non perché sei qui, altrimenti non lo direi, e, per il quale tu sei andato a Nairobi, giusto? Come nasce questo lavoro? Questo lavoro è una storia molto particolare. Io stavo studiando a San Francisco e durante un progetto per l'università stavo girando questo documentario per i senza tetto della città e lì tutti i senza tetto chiaramente sono persone poco felici, tutte triste, tutti tristi, tutti col muso. C'era questo barbone in particolare che mi aveva colpito per la sua felicità, il suo sorriso e si contraddistingueva. E quindi così parlandoci a San Francisco, parlandoci lui mi ha detto che non dovevo stupirmi perché le persone del suo paese erano fiere di questa loro particolarità. Mi ha detto: tu di dove sei? Italia. Quindi come tu sei fiero della pasta e della pizza, noi siamo fieri di questa nostra particolarità. E mi ha impressionato tanto questa storia. Cioè del mantenere sempre il sorriso. Esatto, e ho detto perché non andare a visitare questo posto. Ah, perché lui era di Nairobi? Lui era keniota, sì. Keniota. Quindi tu hai fatto le valigie, hai preso la tua telecamera e sei andato in Africa. Esatto. E poi ti sei messo a filmare. Come anche viene, voglio dire, accolto il regista che arriva da un paese estero e si mette a filmare la povertà poi? Perché ho visto le immagini delle baraccopoli. Com'è andata? Allora io penso che come tutti i viaggi, tutte le esperienze che una persona decide poi dopo di fare con un intento fotografico o video, a quelle persone tu devi restituire una certa umanità, un certo interesse, perché non sono persone stupide, quindi se tu vai lì con l'intento soltanto di trarne vantaggio, ottieni poco. Io sono stato lì più di un mese e il cortometraggio l'ho girato l'ultima settimana. L'80% delle riprese le ho girate l'ultima settimana. E questo loro l'hanno apprezzato, quindi ho vissuto con loro, ho vissuto e dormito con loro, ho mangiato con loro nella favelas. Poi dopo io ero in questa favelas, questo slum chiamato Korogocho, che è uno degli slum più poveri del terzo mondo, dove appunto sorge questa discarica che invito chi ci segue a cercare, si chiama discarica di Dandora, mm-hmm. che è uno dei luoghi più inquinati al mondo. Infatti si vedono le immagini di questa grande distesa che fuma. Assolutamente sì, lì l'età media delle persone è di 25-30 anni. Wow. E nonostante questo appunto le persone sono felici, questo mi ha stupito tanto, nonostante la povertà, nonostante la disabilità, come appunto il protagonista del corto che si chiama Barak, che è questo bambino
affetto da disabilità motoria. E infatti poi, se non mi sbaglio, era anche un'operazione benefica, poi i proventi erano andati proprio per la cura di queste patologie. Sì, diciamo che questo ovviamente è nato dopo, perché quando io sono andato in Kenya sono andato con un desiderio di scoperta e di girare qualcosa, ma non sapevo cosa avrei incontrato. Dopo aver incontrato Barak, appunto, io e gli altri ragazzi che mi hanno notato nelle riprese, che vorrei citare, sono Marco Gordone e Vincenzo D'Eugenio, abbiamo deciso perché non proviamo a fare qualcosa. Cioè, siamo sempre ripieni di questi concetti filosofici come l'arte che deve cambiare il mondo, no? E vi ho detto proviamolo a cambiare nel nostro piccolo il mondo. Quindi abbiamo portato il corto in tutte le in molte scuole abruzzesi della provincia di Teramo, di Pescara, e i bambini delle scuole hanno deciso di propria spontanea volontà di donare qualcosa per questo bambino, e Barak, grazie delle terapie, adesso sta tornando a camminare, quasi completamente riuscito a tornare a camminare. Che bello, quindi sei ancora in contatto in qualche maniera, ti tieni aggiornato di quello sì, che succede? Sì, sì, siamo in contatto, e questa piccola soddisfazione vale più di 100 premi ovviamente, e questo appunto ci rende orgogliosi. Che poi appunto sono tanti i bambini, a noi quando ci siamo conosciuti tu mi hai detto io quando vado a girare dei corti eccetera, a me piace tanto lavorare con i bambini, perché? Che sono le persone più trasparenti, se un bambino pensa che tu puzzi di sudore in quel momento te lo dice, cioè non è che si parla di problemi. Come lo, se ci fossero dei bimbi qui. E in Africa questo capita, perché fa un caldo assurdo e... Questo è un esempio banale, ma poi soprattutto hanno ancora, diciamo, quell'ingenuità, quel calore umano che spesso io non vedo più nelle persone. Vorrei raccontare questo piccolo aneddoto. Lì in Kenya si parla lo Swahili, però essendo un'ex colonia inglese, molti bambini parlano l'inglese molto, 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 molto bene, già dall'età di 7-8 anni. Soltanto che durante le riprese mi è capitato di dovermi interfacciare anche con bambini di 5 anni che l'inglese magari ancora non lo parlano bene, così ho chiesto l'aiuto di questo bambino di 10 anni nell'aiutarmi con la traduzione. E quindi per ringraziarlo al termine delle riprese io gli ho comprato una torta. Gli ho comprato una torta che non è cosa che si vede spesso lì. Lì loro mangiano l'ugali, che è una sorta di polenta in sapore, o le lenticchie, solo questo mangiano. E gli ho detto soltanto, siccome c'è una densità di popolazione assurda, ci sono 200.000 persone per chilometro quadrato, gli ho detto mangiatela quando sei un po' da solo, perché era una tortina così, di queste dimensioni più o meno, se dai un pezzettino a uno di bambino... Addosso. Esatto, gli metto sì. Il tempo di girare l'angolo, mi giro indietro, lui stava condividendo la torta con tutti gli altri bambini, ho detto... Sì, noi i volontari, no, magari si riempiono il cuore nell'andare a fare azioni di benessere, ma in realtà questi insegnamenti valgono più di, non lo so, di 100 paia di scarpe che tu puoi portare lì o di 100 t-shirt che tu puoi regalare. Quindi questo non so se risponde alla tua domanda, ma i bambini in particolare, secondo me, a livello umano hanno tanto da dare. Wow. E poi immagino siano anche meno timidi proprio davanti alla camera, hanno meno quella voglia di atteggiarsi forse, o no? Questo è dipende. Più difficile riprendere proprio da un punto di vista tecnico, che chieda al Davide regista, riprendere un bambino o far stare in una scena un bambino che dovrà dire delle battute o fare dei movimenti eccetera, è più complicato o è più semplice? Allora, inizialmente è stato più complicato, cioè parlo proprio all'inizio della mia seppur breve carriera, all'inizio è stato più complicato, però poi dopo ho capito che se riesci ad entrare nella loro testa diventa tutto più facile. Cioè, devi riuscire a far passare a loro il messaggio che stiamo facendo quello che vogliono loro e non quello che vuoi tu. E quello che vogliono loro fondamentalmente è divertirsi, no? E quindi tu mettila sul gioco, fagli capire che magari se c'è un take che va fatto di nuovo, magari da quel take in più loro, non so, avrebbero ottenuto un divertimento maggiore. Però se c'è una cosa che ho imparato è che... Grazie appunto a lavorare con i bambini la pazienza l'acquisisci sicuramente. E poi sono iniziati ad arrivare i premi per questo corto. Come un po' sorpresa anche mi dicevi, no? Anche che non ci credevi poi forse molto, e invece ha avuto molto successo. Come l'hai presa questa cosa? Vabbè, ovviamente quando ricevi un premio fa piacere. Non sapevo cosa aspettarmi, sinceramente. Qual è stato il primo premio? Primo premio di Under the Water. Non li riesci nemmeno più a mettere in ordine.
Non me lo ricordo, mi ricordo. Vabbè, però il primo, ha fatto piacere, dice. Il primo premio che presi fu a Trieste, ma fu del mio precedente corto. Quello di Andrea De Voto non mi ricordo, sono sincero. Però sì, fa piacere, soltanto che, sai, è sempre comunque un argomento spinoso, perché quando magari vuoi parlare di discorsi come l'Africa, la povertà... Che poi un documentario, in alcuni festival ha vinto anche proprio nella categoria, sì, miglior documentario. Sì, dicevo, è difficile non scadere nel banale, perché il filo comunque che ti separa dal fare qualcosa perché ti piace, al fare qualcosa perché vuoi far vedere che sei bravo, è molto sottile, quindi è molto difficile gestire questo. Però ovviamente, al di là di ciò, fa sempre piacere. E ora su cosa sei al lavoro? Ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, diciamo che l'ultimo corto che ho girato, che si chiama Nautilus, che abbiamo girato proprio qui nel comune di Silvi, sta cominciando ad andare nei festival cinematografici, e proprio adesso, in questi giorni, stiamo girando un altro corto a Città Sant'Angelo, chiamato Caro Pirandello Avevi Torto, che potete trovare anche su YouTube. Perché Caro Pirandello Avevi Torto? Su cosa? Perché dovevamo trovare un modo originale per raccontare Città Sant'Angelo, volevo evitare le solite riprese fatte col drone, riprese da terra, il solito vecchietto che ti racconta una frase nella sua dialettica, e studiando appunto il paese, Pirandello venne a Città Sant'Angelo per far fare gli esami di Stato, soltanto che venne e non si trovò bene, vuoi magari per la rivalità con D'Annunzio, vuoi perché magari non c'era l'acqua, non lo sappiamo il perché, ma ne parlo, si trovò talmente male che realizzò una novella che potete cercare facilmente anche online, che si chiama Notte. E lui appunto definisce le persone di Città Sant'Angelo. Il trip advisor dell'epoca. Il trip advisor dell'epoca. E quindi volete smentire per promuovere il territorio. Approfittiamo per salutare tutti gli amici e le amiche di Città Sant'Angelo, così come gli amici e le amiche di Pineto, perché a proposito di promozione del territorio, io ho visto un tuo bellissimo corto, girato proprio a due passi dalla Torre di Cerrano, che è un omaggio a Morricone. Come mai? Come mai? Perché Morricone è il mio compositore preferito. Quando se ne andò ci rimasi veramente male, specie perché sarei dovuto andare a vedere il suo ultimo concerto con mio padre, soltanto che la mattina del concerto, siccome era gratuito, non avevo voglia di farmi 5 ore di macchina per andare a Firenze, alzarmi alle 6, ho detto vabbè dai, tanto mo ricapiterà un'altra occasione. Questa occasione non c'è stata più e ho detto voglio fare un qualcosa per omaggiarlo. Allora ho preso un pianista di Silvi che si chiama Marcos Marcelli, molto bravo, e abbiamo deciso di omaggiarlo dal tramonto all'alba. Ed è davvero super suggestivo e funziona anche in quei termini che appunto ti dicevo, non solo l'omaggio a Morricone, ma poi ci sono le immagini di quella porzione della costa abruzzese che è meravigliosa e riesci davvero a valorizzarla. Allora facciamo qualcosa, facciamone vedere un piccolo stralcio, perché è davvero poetica come cosa. Quindi godiamoci un po' della musica di Morricone, reinterpretata da... Marcos Marcelli. Da Marcos Marcelli, e le immagini del parco del Cerrano. Poi ci fermiamo per un pochino di pubblicità e poi saremo di nuovo qui su Vision Air con Davide Lupinetti. Don't handle for, you ain't never rock, 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 rock.
still finishing, and I hear me late on this. Atleticissimi spaghetti rock and roll! Grandi ragazzi, grandi, grazie. Grandi. Meno male che guarda, poi che c'era la pubblicità in mezzo, se no non capivo dove finiva Morricone, dove iniziavano le spaghetti. È vero. Una linea sottile. No, scherzo, siete grandi come sempre, chiamateli a suonare sti ragazzi, molestateli per venire a suonare ai vostri eventi perché sono fortissimi. Siamo ancora qui con il regista Davide Lupinetti, autore di tanti corti pluripremiati. Ma quando lo fai un lungometraggio? Bella domanda, spero nei prossimi anni di riuscire a farlo. Ma c'è anche una scelta stilistica dietro la scelta del corto, è anche un modo di esprimersi diverso da un lungometraggio? Prima di tutto c'è una scelta economica. Chiaramente i lungometraggi hanno budget importanti, però contrariamente a quello che pensavo all'inizio, i cortometraggi dal punto di vista proprio drammaturgico è molto più complesso, perché creare una storia che abbia una sua valenza in poco più o poco meno di 10 minuti non è semplice. Ma tu come hai iniziato ad approcciarti a questo mondo e a fare il regista? Quando mi fanno questa domanda non so mai di preciso cosa rispondere. Il primo ricordo che ho di qualcosa che si assomiglia a un cortometraggio sono i video che facevo per i 18esimi. Mi divertivo tanto a farli. La serie di foto del festeggiato che cresce. Esatto, però non li facevo così. Mi divertivo magari a fare sketch, ad andare a intervistare i professori della scuola e creare una sorta di narrazione non solo di foto ma con video. E poi dopo questo penso che mi abbia un po' influito. Beh, bello, il video del 18esimo firmato Lupinetti. Vedi? E quindi hai iniziato a farlo per gli amici, per le feste. Ti piaceva? Ti ha dato gusto e hai continuato. Sì, penso sia una delle motivazioni. Ma tu cosa guardi? Quale regista stimi e se c'è un film che ti ha folgorato e da cui hai deciso wow, lo voglio fare anch'io questo lavoro qui? A parte Pierino, insomma. A parte Pierino. Filmaccio. Beh, da piccolo sono cresciuto guardando con mio papà e con mio nonno Bud Spencer e Terence Hill e non potevo non citarli. Stupendo. Anche loro omaggiano. Oggi poi è una bella puntata perché abbiamo due ragazzi con una grande cultura old school nei loro rispettivi ambiti. È vero. Dicevi, perdonami. Guarda noi. No, solo per la barba.
E diciamo che negli ultimi anni però ho cominciato ad apprezzare tantissimo anche il cinema italiano, in particolare mi piace tanto Bertolucci. Invece di quelli contemporanei mi piace tantissimo il regista Damien Chazelle, che ha realizzato La La Land, che è un musical, e io odio i musical, quindi se una persona riesce a fare un film facendomi appassionare di un genere che io non apprezzo, questa persona per me merita tutte le lodi che vengono. Dammi una risposta secca, film preferito? Il buono, il brutto e il cattivo. Grande. Approva gli spaghetti rock and roll. Giustamente, gli spaghetti rock and roll sugli spaghetti western sono ferrati. Arriva davvero da lì. Il nostro nome, spaghetti rock and roll. Dal film? Dal film, insomma, da quel genere, spaghetti western, insomma, spaghetti rock and roll. Cioè, avete il rock and roll americano, rapportato insomma all'italiano poi. E avete aspettato una stagione e mezza di Vision Air per raccontarmi questa cosa? Chissà quanti altri misteri ci svelerete nel corso di questa fino alla fine. E stavamo parlando appunto degli spaghetti, tra l'altro di spaghetti, penso a Sergio Leone in primis, eccetera, che dall'America spesso venivano a girare in Abruzzo, Campo Imperatore su tutte, una location incredibile, eccetera. Ed è quindi una grande tradizione cinematografica abruzzese, che però in questi anni si è andata un po' perdendo. Penso ad esempio al caso esemplare degli ultimi David di Donatello, dove è stata premiata l'autrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio per una sceneggiatura bellissima, L'Arminuta, che è una storia abruzzese ambientata in Abruzzo, ma girata a Roma. Perché? Forse perché l'Abruzzo è quell'unicum dove non c'è ancora una film commission. E quindi voglio chiedere a te che sei regista, così come chiesi in un'altra puntata che potete ritrovare sul canale YouTube di TV6, come chiesi al direttore della fotografia D'Attanasio, che ha vinto proprio quest'anno il suo secondo David di Donatello, ma cosa vuol dire realmente non avere una film commission per il mondo del cinema? Questa è una bella domanda a cui faccio fatica a rispondere con lucidità, perché chiaramente essendo dentro il settore mi sento colpito anch'io. Diciamo che da un lato sicuramente il territorio ne risente, perché l'Abruzzo, lo sappiamo tutti, è una regione che ha tanto da offrire e il cinema comunque è uno dei mezzi, uno dei medium che possa mostrarlo, possa far innamorare le persone che poi dopo decidono di venire a visitarlo. Quindi sicuramente dal punto di vista visivo è un peccato. Poi io ti parlo anche da addetto ai lavori, questo chiaramente ti crea meno sbocchi anche dal punto di vista realizzativo, perché sei costretto ad andare fuori e quando vai fuori hai una competizione maggiore, quando vai in un'altra regione magari i registi autoctoni, così come le produzioni autoctone ovviamente hanno più conoscenze e più possibilità, e si rimane indietro, Ed è un peccato questo, secondo me, perché in Abruzzo ci sono tanti ragazzi, tanti giovani bravi che magari, ecco, rischiano di passare, di non venire mai scoperti. Ora, pare che questa film commission forse sia in cantiere dietro, o almeno così qualcuno ogni tanto ritira fuori il discorso, e quindi ci auguriamo che si faccia, se no tante altre belle storie andranno girate, perché poi lo dicevamo, l'Abruzzo è un set meraviglioso. Non prima solo citavamo Bud Spencer e Terence Hill, continuavano a chiamarlo Trinità, è stato girato quasi tutto a Campo Imperatore, per esempio. Esatto, ma poi appunto c'hai le diverse location, la montagna, il mare, il lago, il fiume, la città. E quindi, voglio dire, deve essere anche bello girare in Abruzzo. Tu anche che promuovi il territorio, che ne pensi? Si mangia bene, prima di tutto, e quando giri, chiaramente giri magari in produzioni che ti portano via tanto tempo, è anche importante questo, però al di là di tutto, come dicevo, ci sono delle ambientazioni che quando mostri, possiamo parlare del lago di Scanno, che è uno dei pochissimi laghi al mondo a forma di cuore, dal castello di Rocca Calascio, ma anche semplicemente non spostandoci tanto, la riviera Trasilli Pineto, la Torre di Cerrano, la Pineta, il belvedere di Silvia Alta, penso che sia uno dei luoghi più romantici, uno dei belvederi più belli.
speriamo, ecco, che non siano soltanto frasi da bar, che venga veramente realizzata, perché siamo tutti un po' stufi, visto che sono anni che viene tanto decantata questa film commission, però poi dopo non è così. Senti, c'è un sassolino dalla scarpa che vorresti levarti nel corso della tua carriera? Un genere cinematografico, oppure un attore con cui lavorare, non so, un qualcosa che tu dici: quanto mi piacerebbe un giorno fare questa cosa qui? È impossibile, quindi lo dico lo stesso. Mi piacerebbe tantissimo lavorare anche solo per 10 secondi con Sofia Loren. Ah. Mi sarebbe piaciuto anche con Mastroianni, però Mastroianni ovviamente non c'è più. Però con Sofia Loren anche solo un 10 secondi, una comparsa, un po' quei cameo alla Hitchcock che cammina sullo sfondo, mi piacerebbe tanto, perché comunque è la storia del cinema, è la storia del cinema che porta anche l'Italia tra i grandi paesi, cosa che oggi purtroppo, a parte i sorrentini occasionali di turno, non c'è più, purtroppo. Ecco, iconica Sofia Loren. Approfittiamo, Sofia, che ci guardi sempre. Qui c'è Luminetti che ti aspetta. Poi ovviamente sì, se vuoi venire a Visionaire. Senti, noi siamo a un punto della trasmissione in cui un po' non so che succede, si degenera, si giochicchia, ci si mette un po' in gioco, chiamiamolo gioco, non so, prima parlavamo di bambini, allora io pensando a questa puntata, io e te abbiamo la stessa età tra l'altro, siamo dello stesso anno. Allora ho pensato a fare un viaggio nei cartoni animati. Bello. E allora, qual era il tuo cartone preferito? Dragon Ball, ovviamente. Dragon Ball, ci siamo cresciuti con le repliche Italia 1 infinite. Che finiva e ricominciava. E sai che ci sono alcuni cartoni animati che hanno suscitato, anche benché tu immagini il cartone animato, quindi la spensieratezza, l'innocenza del bambino, si rivolge a un pubblico di giovanissimi, eppure dietro che hanno stimolato dei complotti, dei veri e propri complotti. A quanto pare sono dei cartoni animati super popolari che celano dietro di sé un mondo di mistero e anche di ambiguità. Dove voglio andare a parare? Me lo chiedo anch'io. Facciamo una cosa, te lo faccio vedere. Complotoon cartoon, complotti. Ho preso tre cartoni animati super celebri che nascondono dietro di sé una storia che non è quella che ti aspetti. Commentiamolo insieme, dimmi se secondo te è plausibile. Il primo cartone che ti voglio mostrare è uno dei miei preferiti della mia infanzia, i Pokémon. Sono cresciuto, li conoscevo tutti a memoria, i giochi al Game Boy, le carte, tutto ce l'avevo. E sai che i Pokémon, la cui prima apparizione fu del 96, quindi noi avevamo 2 anni, praticamente si sostiene che il protagonista che stiamo vedendo ora in foto, Ash Ketchum, in realtà ha avuto un incidente all'inizio della serie. E questo è un complotto classico in realtà, che riguarda tanti cartoni. Ha un incidente, va in coma e immagina questi mostriciattoli, immagina degli antagonisti, un Team Rocket che sono grotteschi. Poi anche la questione, ti ricordi che c'erano quei personaggi, la poliziotta, l'infermiera, che erano sempre uguali, identiche in ogni città. E quindi questo ha stimolato nel pubblico l'idea che in realtà è tutto un sogno, è tutto finto e che i Pokémon nei Pokémon non esistono. Sei scioccato? Ma sono sorpreso, ma i Pokémon hanno creato un sacco di controversie, tant'è che pure il Papa in persona si è scomodato. Certo. Il Papa? Non la so, certo. Sta storia. Vai a vedere. Che ha detto? La Chiesa comunque... Ah, per un qualcosa di... Perché comunque i Pokémon vanno rappresentati... Esatto. Sì. Però, e quale Papa che ha detto? Non capito. Non guardate i bambini, non guardate... Ovviamente non venne proprio dal Papa in prima persona, ma dalla Chiesa. Ho capito. Quello là, ho capito. Sì, quello lì. A Roma vive, mi quello sa. Sì. Bravo, ho capito. Bravo. La Chiesa però si pronunciò a riguardo. Beh, una bella promo deve essere stata per i Pokémon. E poi questa è una trama ricorrente. Alla fine del film scopri che era tutto un sogno. Lo farai un corto così?
non ce lo puoi spoilerare perché poi il finale è già rovinato. Magari è uno di quelli che sta per uscire, chi lo ecco, sa. Non lo dovevo dire. Un altro super famoso che tutti conoscono è Winnie the Pooh, il cui cartone debuttò nel 66. Vediamo quei personaggi nel bosco dei centro acri. Lo sai che secondo molti, questa non è mai stata confermata, ma ogni personaggio in realtà rappresenta una droga? In realtà Winnie the Pooh è una storia di droghe. Questo no. Ebbene sì, perché Io, ad esempio, l'asino sempre un po' depresso, lento, nei movimenti un po' apatico, eccetera, rappresenterebbe la marijuana. Va a capire perché. Pimpi, il maialino, sempre un po' paranoico, spaventato da tutto, i funghetti allucinogeni, ci spiegano i nostri amici del web. Tappo, quello accelerato, sarebbe la cocaina. Tigro, super entusiasta, l'ecstasy. Il nostro caro Winnie the Pooh, con la fervida immaginazione, sarebbe sotto l'effetto dell'LSD. E il gufo, uffa, che è sempre disposto ad aiutare tutti, è lo spacciatore dei cento acri. Guarderai Winnie the Pooh ora con occhi diversi? Certo, mi divertirò molto di più. Specialmente a guardare il gufo. È vero? Diventa tutto meno educativo in questa trasmissione, è vero? E a proposito di stupefacenti e viaggi, questo è quello che mi intrippa più di tutti, i Flintstones. I Flintstones, 1960, la famiglia nella preistoria, ma davvero si trovano nella preistoria? Perché secondo una teoria molto diffusa sul web, in realtà si trovano nel futuro, perché nel futuro tutto nasce dal film del 1987, i pronipoti incontrano gli antenati, i pronipoti erano i Jetson, come si chiamavano, quella serie in famiglia ambientata invece certo. Nel futuro, le macchine volanti, Roberts, eccetera. Mi pare. I Roberts, i Jetson, Jackson. I pronipoti era la versione italiana, che realizzano questa macchina del tempo e per errore finiscono nel passato e incontrano i Flintstones. E secondo alcuni invece non era un errore della macchina, ma vanno in realtà nel futuro e si trovano in questo futuro post-apocalittico in cui la razza umana torna all'età della pietra ed è quella dei dei Flintstones. Bel trip, no? Ti vedo molto sconcertato. No, penso che abbia questa tra le tre... È quella che mi sembra forse più plausibile, perché ad esempio non mi ricordo. Mai confermate, ovviamente. Mai confermate, ma ad esempio anche Einstein, se non sbaglio, disse: non so come si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà con bastoni e ossa. O qualcosa del genere. Pietre con pietre e bastoni, vabbè, insomma, con qualche arma bianca. Ci può stare, questo ci può stare. Sì, sì, pure a me intrippato, poi non so, i dinosauri forse sono nel futuro, un post-apocalittico, una guerra nucleare, qualche animale geneticamente modificato, non lo so. Spaghetti, volete dire qualcosa al riguardo? Mi volete tirar fuori da questa situazione? Due cose io vorrei dire. Uno, che comunque nonostante tutto siamo arrivati fin qua, cioè nel senso, siamo cresciuti, non stanno. Ah, pensavo al termine di questa puntata che l'ha presato, vuole dire. Quindi, cioè, bel traguardo per noi. La seconda, ma quella lì, la bevi? O... Ringraziamo il nostro ottimo sponsor per questo apprezzatissimo regalo. Se possiamo darti una mano. Ora stappiamo insieme. Ora stappiamo insieme, quindi vediamo di terminare qui. Grazie Davide. Grazie, e tornerai a presentarci il nuovo corto, che già so che è stato apprezzato oltreoceano addirittura. La vuoi svelare questa cosa? Non la potevo dire. No, sì, ha ricevuto un riconoscimento in America, Nautilus, il nuovo corto che abbiamo girato tra Silvi e Pineto. A Los Angeles? Sì. Wow. Non vedo l'ora di vederlo. Me lo fai vedere prima che esce? Assolutamente. Wow. Sento un privilegiato. Salutiamo insieme! Siamo arrivati in fondo. Vieni con me, Davide. In fondo a questa puntata di Visionaire ringrazio prima di tutto i miei compagni di viaggio, gli Spaghetti Rock and Roll. Il regista Davide Lupinetti, grazie Davide per essere stato con noi. Grazie a te. Posso fare un saluto? Ovviamente. Vorrei salutare tutte le persone che comunque ci hanno seguito in questa puntata, in particolare uno zio in comune che fa il ginecologo e si chiama Carmine Girasoli. Ciao zio Carmine.
il ginecologo in comune, no? Abbiamo un ginecologo in comune. Ok. Una puntata strana che si conclude in maniera ancora più strana. Se volete sapere gli sviluppi e se saremo in onda la prossima settimana, mi auguro di sì, a meno che non ci radiano dal mondo della televisione, seguiteci sui social, siamo su Facebook e su Instagram, il nome è Visionaire, altrimenti riguardate le puntate in versione integrale sulla pagina YouTube di TV6, non ho altre comunicazioni di servizio da fare, se non che ci vediamo tra 7 giorni esatti alle ore 21 su TV6, canale 13. Buonanotte! Oh mamma, voglio nuovo la coco mamma, e ballare in sweep oh mamma, e cantare in frog mentre ballo il rock and roll. Fare casche, oh mamma, scivolando dal bidet, oh mamma, e gridare wè wè come fanno gli scimpanzé. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, 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 pazzo.